sono molto contento per diversi motivi. Il motivo innanzitutto è un fatto umano. Io ho voluto fortemente queste primarie, anzitutto perché sentivo il bisogno di avere un giudizio da parte dei miei concittadini e soprattutto da parte del mio elettorato rispetto a tutta una serie di questioni. La principale delle quali è la grande battaglia che io ho fatto in questi ultimi 2 anni per liberare la città da una governance sbagliata, questo commissariamento che ha paralizzato, ha bloccato la ricostruzione come una morsa, questa eterodirezione, questo centralismo da parte del governo. Sicuramente abbiamo commesso gli errori, anzi gli errori li ho commessi io più che la mia squadra, però c'era bisogno di un giudizio sull'idea di città, sulle soluzioni che stiamo dando come squadra, che stanno caratterizzando quest'ultima parte del nostro mandato elettorale. Ci apprestiamo a fare questa battaglia rispetto a un centrodestra che è diviso ed eterodiretto, perché scendono in campo da un lato l'uomo scelto da Chiodi, dalla struttura tecnica di missione, presentato a Letta, che è Giorgio De Matteis, e dall'altro lo stimatissimo amico mio personale Pierluigi Properzi, scelto da Piccone. Se dovessi fare una battuta, il centro-sinistra ha un prodotto autoctono come me, gli altri sono eterodiretti. Questo nasconde un problema: il centro-sinistra ha una sua idea, una sua strategia, il centrodestra non ce l'ha, non ha uomini, prende di fatto ordini, ispirazioni, suggestioni da fuori, e d'altra parte che non abbia idee lo sta mostrando anche la giunta regionale abruzzese, che credo ormai tutti quanti riconoscono che proprio non c'è nessuna idea né per l'Aquila né per l'Abruzzo. 14 incontrerò Barca, che mi ha chiamato ieri per avere questo incontro, e porterò questo risultato. C'è un pezzo importante di questa città che è tornata in campo con queste primarie a segnare una sua vivacità, che ha scelto in questo momento l'uomo che più si è caratterizzato contro questa governance. 5.000 votanti, l'affluenza è stata buona secondo voi del comitato? Sì, è stata ottima ed è andata in realtà oltre le più rose aspettative. Noi puntavamo in realtà a 4.000, abbiamo sperato 5.000 e a 5.000 siamo arrivati. Volevo ringraziare le cittadine e cittadini aquilani che hanno dato una grande dimostrazione di maturità, di forza e di orgoglio a dare forza a questa festa della democrazia. L'ho detto tante volte ma lo voglio ripetere: noi siamo gli unici che fanno scegliere il loro candidato sindaco a 5.000 persone, mentre altri se lo fanno scegliere a Roma o lo scelgono in gruppi molto ristretti. L'affluenza è stata buona, quindi l'Aquila ha voglia di farsi sentire, gli aquilani ci sono? Sì, esattamente. Io credo che questo dato che ci ha sorpreso è un dato importante per la città prima che per il centro-sinistra. È una città che noi abbiamo sempre paura che possa lasciarsi andare alla rassegnazione, e che ancora una volta invece ci ha dimostrato di essere piena di energie vitali, di gente che non si rassegna, che vuole stare in campo per dire la sua, anche per criticare quando è necessario, ma per esserci. Questa è una cosa importantissima per tutta la città. Poi naturalmente è una cosa importantissima per noi, per Massimo Cialente, per noi di centrosinistra, perché ci dà una spinta in più. Ecco, naturalmente va anche interpretato questo voto, e lo dovrà interpretare in modo particolare Massimo, perché questo è il frutto di un lavoro che è stato fatto da tanta gente. Io ringrazio Vittorio perché insieme a me ha onorato questa grande festa democratica, questa partecipazione, quindi è stato grazie a Vittorio che si è resa possibile questo, che ha rappresentato anche un momento di riscatto di questa città, perché è tornata a partecipare, è tornata a rimpadronirsi del proprio destino, perché è una scelta importante quella che ha fatto oggi di scendere in campo così numerosa, era assolutamente un dato inaspettato, 5.000 elettori.